Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e benvenuti in questo nuovo episodio di Te lo dice il profeta! In questo video voglio parlare di che cos'è la morte. Ora, chiaramente questo argomento può essere affrontato da qualsiasi punto di vista. In questo video voglio parlare della morte dal punto di vista profetico. Quindi, come sempre, prenderemo una tesi, prenderemo un'antitesi e trascenderemo in modo sintetico entrambe, perché oltre ogni tesi e ogni antitesi c'è solo estasi. La morte sarà la tesi di questo video. Attenzione, non parlo della morte come concetto, parlo della morte come esperienza. La morte spesso viene presa come, considerata come antitesi, come opposto, come contrario della vita. Ma ai fini di questo discorso, ai fini della visione profetica, non è così. La morte non è l'opposto o il contrario della vita. La morte è l'opposto o il contrario della nascita. Perché? Perché questo? Perché usciamo dalla terminologia comune in questo caso? Perché effettivamente, se ci guardiamo intorno a livello sperimentale, non possiamo che dire che ogni vita nasce, cresce, talvolta si riproduce e poi muore. Non c'è vita senza la morte. La morte è una delle componenti della vita, quindi non è una parte opposta, cioè non c'è una vita che non muore mai. Anzi, non c'è vita che non abbia una fine. E quindi, se la morte all'interno di questa terminologia è la fine di questo processo più ampio che è la vita, ecco, la morte non è l'opposto della vita, ma è una sua componente. E l'opposto della fine, va da sé, è l'inizio. Quindi la morte, ai fini di questa contrapposizione dialettica di tesi e antitesi, che poi vanno a unirsi in una sintesi, che poi ci porterà all'estasi della mente e del cuore, ecco, la morte è la fine. E la nascita è il suo opposto, l'inizio. Quindi, quando ci chiediamo che cosa c'è dopo la morte, in realtà stiamo già un po' cadendo in contraddizione secondo i termini, secondo la terminologia e il punto di vista che ho appena introdotto. Perché ci chiediamo fondamentalmente cosa c'è dopo la morte, nel senso, che cosa succederà a me dopo che muoio? Ecco, ci chiediamo che cosa c'è dopo la fine. E se diciamo che dopo la fine, se ci rispondiamo, dopo la fine non c'è niente, in realtà poi non ci spieghiamo che cosa c'è prima dell'inizio. La visione profetica, in verità, è un discorso logico, non analitico ma sintetico, molto semplice. Perché? Perché la tesi e l'antitesi vanno sempre a coincidere, vanno a riconoscersi come estremi di un unico fenomeno. E allora, la fine e l'inizio, la nascita e la morte, sono gli estremi di un unico fenomeno, la vita. E sì, ci chiediamo cosa c'è dopo la fine, ma dovremmo chiederci anche che cosa c'è prima dell'inizio. Questa visione profetica della vita, la logica sintetica, la dialettica secondo alcuni detta hegeliana, ecco, non può che portarci a dire che gli estremi sono fenomeni, sono apparenze estreme dello stesso concetto più elevato. Quindi va da sé che se la morte e la nascita sono estremi,
in realtà sono la stessa cosa. Insomma, spesso si dice che ogni fine è un nuovo inizio e ogni inizio è la fine di qualcosa che c'era prima. Quando moriamo, quando ci separiamo da questo corpo fisico, quando abbandoniamo anche la mente su questa terra, la nostra coscienza si separa da questo veicolo e si prepara a un nuovo veicolo. E questo processo di cambio d'abito va avanti fino a che la nostra coscienza non è pronta ad accettare di incarnare il veicolo definitivo, il tutto, l'eterno, l'assoluto, oltre il quale poi la coscienza scopre un nuovo veicolo, il nulla, la morte del tutto. Ma poi ancora la morte del nulla avviene, la fine del nulla, che è l'inizio del tutto. E questo è il divenire. Questo non solo perché voglio dire che la morte, intesa come fine assoluta, è solo un'illusione e non può che esistere solo come illusione, ma per dire anche che oltre il tutto l'essere parmenideo ed oltre il nulla, il non essere parmenideo, che sono fra di loro tesi e antitesi, ecco questi, il tutto e il nulla, sono aspetti estremi del divenire, che in realtà è l'unico essere. E questa, cari miei, è la visione profetica sulla morte, ma anche sulla vita, sull'inizio. E io vi ringrazio a questo punto per la visione e vi ricordo che non può morire ciò che non è mai nato. E come sempre vi chiedo, se vi è piaciuto questo video, di mettere mi piace al video, condividerlo mentre vi iscrivete al canale. Se vi volete mettere in contatto con me, i link sono in descrizione, oppure lasciate un commento. Io, come sempre, a questo punto vi saluto fino al prossimo video e vi auguro il meglio e solo il meglio.